In questo video proverò a fare soldi con Vinted. Vedrò effettivamente quanti soldi si possono fare in 7 giorni con questa piattaforma. Per chi non la conoscesse, Vinted è una piattaforma sulla quale possiamo vendere i nostri oggetti usati, ma principalmente vestiti, scarpe ed orologi. Facendo una breve panoramica dell'app, nella home troviamo tutti gli oggetti che possiamo acquistare. C'è poi la sezione cerca, nella quale possiamo cercare uno specifico articolo, la sezione vendi, nella quale possiamo caricare un nostro articolo, la sezione inbox, nella quale riceveremo i messaggi dei nostri potenziali clienti, e infine la sezione profilo, dove ci sono tutte le nostre informazioni. Come prima cosa ho scelto cosa andare a vendere, quindi vecchi vestiti, scarpe ed anche una sedia da gaming che non utilizzo più. Ho poi scattato diverse foto da diverse angolazioni e scritto anche una descrizione per ogni articolo, affinché le persone su Vinted potessero avere tutte le informazioni necessarie per poter acquistare. A questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è aspettare e sperare che qualcuno ci contatti. Dopo praticamente un solo giorno mi sono arrivate diverse offerte per acquistare delle cravatte e alla fine, dopo diversi contatti, sono riuscito a vendere ben 6 cravatte per un totale di 6 euro. Ma non è finita qui, perché mi sono arrivate anche delle offerte per la mia sedia da gaming in vendita a 70 euro. Scusa per l'interruzione, ma volevo solo dirti che puoi guadagnare 5 euro semplicemente scaricando un'app. Devi farlo dal link che ti lascio nel mio canale Telegram. Trovi il link per accedere al canale in descrizione e nel primo commento. Torna al video. Attualmente mi hanno offerto 63 euro ed io ho accettato subito. L'unico problema è che in realtà questa persona che ha fatto l'ordine non ha mai completato l'acquisto e quindi purtroppo non ha acquistato. Altre persone mi hanno contattato sempre per questa sedia, ma offrivano 40 o 50 euro. La mia intenzione era quella di venderla almeno a 60, ma purtroppo nessuno è stato propenso ad accettare. Nel mentre altre persone mi hanno contattato per qualche altro articolo, ma nessuno ha acquistato. Con i 6 euro che avevo guadagnato, ho pensato di investirne una parte nel boost per la mia sedia da gaming. Cosa vuol dire? In sostanza, Vinted ti dà la possibilità di boostare, quindi promuovere, il tuo articolo per un massimo di una settimana in Italia o anche in Europa. Io ho preso il pacchetto più costoso, che mi promuove per una settimana in Italia ed in Europa, al prezzo di ben 3,17 euro. Purtroppo però, anche con questo boost, nonostante dalle statistiche io abbia raggiunto più di 3.700 utenti e 61 abbiano cliccato sul mio articolo, non c'è stata nessuna vendita. Ma ti dirò di più, mi hanno anche bannato e cancellato l'articolo perché non in linea con le linee guida di Vinted. Nonostante ci fossero altre sedie da gaming come la mia, hanno rimosso il mio articolo e non mi hanno neanche rimborsato i soldi del boost. E vi dico la verità, ho provato a mettere questa sedia anche su altre app ed una mi ha fatto ricevere molte più richieste e proposte, ma ne parlerò in un prossimo video. Detto ciò, quanto ho guadagnato? Purtroppo dopo una settimana abbiamo avuto un profitto lordo di 6 euro che si è assottigliato a 2,83 euro perché ho speso dei soldi per il boost del mio articolo. Penso che si possano fare soldi con Vinted, ma per farlo ti conviene vendere oggetti più costosi e ti sconsiglio di prendere i boost perché rischi di essere bannato e neanche risarcito. Spero di esserti stato utile. A presto.